Amici, bentornati. Questo è il nuovo canale di 9000 giri elaborazioni e oggi vi presentiamo una delle ultime vetture che abbiamo preparato. Questa è un Porsche 996 nella versione 4S. Porsche 996 è una 911, la prima versione subito dopo il 993. In particolare il 4S è una versione particolare, quindi un 4 ruote motrici con telaio ed estetica uguale al turbo. L'unica cosa che cambia è che non ha l'alettone posteriore del turbo. Per il resto tutta la parte, diciamo, di sospensioni, freni ed estetica, quindi si chiama wide body, quindi l'estetica, diciamo, più panciuta, diciamo così, viene ripresa dal turbo. Il 996, lo sappiamo tutti, non è fra gli appassionati una delle versioni più apprezzate, però devo dire che in particolare questa, che è appunto la versione 4S di tutta la gamma, è sicuramente la versione più riuscita da un punto di vista estetico. Io l'ho provata, l'ho guidata, ne ho avuto anche una anni fa e devo dire che, al di là del problema endemico del cuscinetto dell'albero primario che purtroppo ha dato non pochi problemi, nel suo complesso la macchina è una macchina onesta, una macchina che ha un'erogazione molto lineare di coppie potenza. Se tenuta bene, con i prezzi attuali che ci sono, che non sono altissimi, può essere ancora un ottimo investimento. Venendo nello specifico, il cliente che ha questa vettura tenuta veramente molto bene, cioè ne ho viste parecchie di 996 e devo dire che questa in particolare a memoria è quella tenuta meglio, quindi il cliente la cura molto bene, di manutenzione, di meccanica, di estetica, un bellissimo colore grigio particolare. Ci ha chiesto l'unica pecca, diciamo, che non avendo l'assetto sportivo uscito dalla casa, ci ha chiesto di migliorare appunto l'assetto. Quindi cosa abbiamo fatto? Inizialmente avevamo pensato di fare solo gli ammortizzatori, quindi non andare ad abbassare l'altezza della macchina. Discutendo con col cliente, alla fine ha aggiunto anche le molle, quindi in sostanza abbiamo sostituito i quattro ammortizzatori di serie, che non sono degli ammortizzatori eccezionali da un punto di vista qualitativo, con quattro Bilstein B8. Quindi Bilstein B8 è un ammortizzatore tecnicamente superiore a quello di serie, sia per idraulica, sia come dimensione dello stelo e sia ovviamente come terratura, perché è una terratura più sportiva. Il B8 in particolare ha uno stelo dimensioni maggiori, ma è leggermente più corto per andarsi ad abbinare in maniera precisa come altezza alle molle sportive. In questo caso le molle sportive non vengono prodotte dalla Eibach, che normalmente sono quelle che noi abbiniamo agli ammortizzatori Bilstein, ma sono prodotte dall'HR, specifico ovviamente per questo modello. Quindi l'accoppiamento molle ammortizzatori direi che ha migliorato in maniera notevole l'handling della macchina e l'estetica. Diciamo che in maniera particolare su questa vettura, che è una vettura che, come tutti sanno, ha da un punto di vista, diciamo, di pesi, non è fra le soluzioni ottimali, perché ha il motore a sbalzo dietro l'asse posteriore. Quindi, come dico, tutti i possessori 911, soprattutto quelli meno recenti, diciamo, il problema di queste macchine è che se l'ammortizzatore non è pienamente efficiente, purtroppo si ha questa sensazione di galleggiamento, perché ovviamente la parte anteriore con un ammortizzatore leggermente scarico soffre del peso del motore, che, ripeto, è messo in una posizione assolutamente non ottimale. Quindi con quattro ammortizzatori sportivi la compressione e estensione dell'ammortizzatore è assolutamente neutra e è vero che non è una macchina con la quale uno può andare in pista, o se lo vuole lo può anche fare, però queste sono già macchine oltre i 20 anni, quindi la filosofia del cliente è quella di dire: la tengo, la uso in maniera più da auto storica, diciamo così, anche se è molto recente, più da auto storica che non da auto da corsa. Cioè una Porsche recente, una 991, una 992, diciamo che sono ancora macchine prevalentemente utilizzate per prestazione o per andare in pista. Queste più vecchiotte, diciamo, che vengono utilizzate con un pochino più di parsimonia, quindi l'utilizzo è proprio più d'auto, da godersi la caratteristica di questo genere di vettura. Con un assetto rivisto e corretto e migliorato, il piacere di guida a questo punto, diciamo, è ottimale. Abbiamo anche valutato, cosa che dovremmo ancora fare, l'inserimento di quattro piattelli distanziali, perché, come solitamente accade, quando uno abbassa il baricentro della vettura, diciamo che è una questione ottica,
rispetto alla versione stock, quando uno abbassa la scocca della macchina di solito si nota di più il gap che c'è fra la gomma e il passaruota, cioè la ruota sembra che rientri un pochino di più nella scocca della macchina. Quindi prima si fa l'assetto, si abbassa, si calcola col calibro la misura necessaria, sempre avendo comunque la ruota all'interno del passaruota, e si vanno ad applicare a montare quattro spessori o distanziali, che sono dei piattelli in ergal, cioè in alluminio molto leggeri, per spostare all'esterno il gruppo cerchio ruota, in maniera tale da riposizionarlo il più possibile sul filo della carrozzeria. Quindi migliorata la parte, diciamo, prestazionale, cioè come comportamentale da un punto di vista di assetto, e migliorata la parte estetica. Per il momento direi che il cliente può essere più che soddisfatto, poi vedremo se sarà contento del nostro lavoro, magari andremo avanti con altri tipi di intervento. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanella, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità, su tutti i nostri lavori.